Bentrovati gentili telespettatori di Cilento Channel, quest'oggi sono in trasferta, sono qui presso la sede del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni con il presidente Tommaso Pellegrino. Grazie per avermi ospitato. Grazie a te Gianni e un saluto a tutti. Allora, Tommaso, mi piacerebbe in questa puntata fare un focus sull'area marina protetta di Santa Maria di Castellabate. In tanti, insomma, vogliono capire qual è la situazione attuale, il regolamento e tutte le idee progettuali che ci sono anche per il futuro, soprattutto non solo turistico, ma anche dal punto di vista, ecco, della pesca. Allora, Sì, allora l'area marina protetta rappresenta certamente le aree marine protette del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, rappresentano indubbiamente delle eccellenze importanti del nostro parco. Baia degli Infreschi e della Masseta da una parte e Santa Maria di Castellabate dall'altra parte. Santa Maria di Castellabate, io lo dico sempre, oggi fortunatamente grazie alla presenza di aree marine protette noi abbiamo la possibilità di valorizzare il nostro territorio, abbiamo la possibilità anche di renderlo ancora più pregiato e di poterlo difendere. Certo, ci sono alcune regole che a volte vanno anche in contrasto con alcuni operatori economici. Il lavoro che stiamo facendo, lo sforzo che stiamo facendo è proprio quello di cercare di trovare degli equilibri giusti, soprattutto per andare incontro a quei portatori di interesse, a coloro che oggi sono appunto operatori economici del territorio, del mare anche in alcuni casi, e penso ad esempio ai pescatori, perché certamente non devono assolutamente essere penalizzati, anche perché io mi fa piacere sottolinearlo, molte volte i più rispettosi del proprio territorio e quelli che amano di più e le prime sentinelle del proprio territorio sono proprio i nostri pescatori. Io ho grande rispetto infatti del lavoro che svolgono, grande rispetto anche dell'aiuto che ci danno e della mano che ci stanno dando proprio per preservare e anche valorizzare. Certamente io mi rendo anche conto che con i vari disciplinari e con le varie norme, molte volte in un paese tra l'altro fortemente burocratizzato, e devo dire quando poi parliamo di mare, quella burocrazia aumenta notevolmente perché alla burocrazia italiana si aggiunge anche la burocrazia che viene dall'Europa e le problematiche sono tante. Certo, anche lì noi stiamo cercando di dare, abbiamo cercato di dare in questi anni anche dei segnali molto forti, da una parte appunto tesi a valorizzare il territorio, dall'altra parte però tesi anche a cercare di aiutare, andare incontro con alcune norme, cambiando alcuni piccoli aspetti del regolamento per cercare di andare incontro ai nostri pescatori. È ovvio e chiaro che noi lo proponiamo il disciplinare, ma poi è il Ministero dell'Ambiente. Noi oggi gestiamo l'area marina protetta, ma per conto del Ministero dell'Ambiente, quindi abbiamo una autonomia relativa su alcuni aspetti normativi, però mi rendo conto che anche il Ministero dell'Ambiente molte volte deve sottostare a quelle norme nazionali e soprattutto, ripeto, europee. Il vero grande tema è sempre lo stesso. Oggi se noi non sburocratizziamo questo paese, se non semplifichiamo questo paese a 360 gradi, continueremo a avere dei problemi importanti, soprattutto per gli operatori economici. Non è un problema che riguarda soltanto l'area protetta, non è un problema che riguarda soltanto il nostro parco, è un problema che riguarda l'Italia. Poi è chiaro, se all'interno del nostro paese ci mettiamo i parchi, molte volte le persone sono un po' più esasperate, però io voglio ricordarle che molte volte quelle regole hanno preservato il territorio. Se oggi ancora possiamo parlare di futuro, se oggi ancora possiamo parlare di progettualità, se oggi ancora possiamo parlare di un valore straordinario che ha la nostra terra, perché la nostra terra ha un valore straordinario, ha un patrimonio eccellente, pensiamo alla biodiversità, pensiamo al paesaggio, pensiamo al patrimonio UNESCO, il nostro è un patrimonio UNESCO di un valore incredibile, pensiamo alla dieta mediterranea, pensiamo al nostro mare che è tra i più belli e più premiati d'Italia e consentitemelo anche del mondo. Beh, io devo dire, di fronte a tutto questo è ovvio che quel sacrificio, qualche sacrificio che noi abbiamo pagato, che stiamo magari anche pagando, però serve a preservare il nostro territorio. Ciò che non serve a preservare i territori sono i doppi, tripli, quadripli pareri e infiniti pareri. Lo dico a quegli ambientalisti che pensano che con gli infiniti pareri si possa preservare un territorio. Non è così. Lo dice una persona che tutto si può dire, tranne che non sono ambientalista. Sono un ambientalista che oggi credo fermamente nella tutela del nostro territorio, ma è una tutela che oggi deve anche però essere
essere in grado di farlo diventare opportunità, essere in grado di far diventare il territorio opportunità anche per i giovani, lasciandone inalterato però il valore. Questa è la vera grande sfida, cioè coniugare la tutela e l'innovazione, la tutela e anche la crescita. E questo oggi è il lavoro che dobbiamo fare. E finché ci saranno i doppi, tripli, infiniti pareri, beh, noi con quello determiniamo abbandono e degrado, non valorizzazione e tutela. La tutela è altra cosa. La tutela è quella appunto di essere capaci di studiare anche la ricerca. La ricerca è uno degli aspetti che il parco ha messo al primo posto. Noi abbiamo fatto tante attività di ricerca e tante iniziative, tante attività le abbiamo fatte proprio perché alla base c'era un'attività di ricerca. La tutela vera è quella, la tutela vera di un patrimonio è esattamente rappresentato da questo aspetto. Poi la burocrazia, ripeto, determina abbandono, determina degrado, determina rischio per le comunità. Guardiamo quello che sta succedendo in questi giorni anche nei nostri territori, con esondazioni di porsi d'acqua, con rischi continui e costanti di esondazioni appena ci sono, c'è una giornata di pioggia. Questo perché? Perché oggi per pulire un corso d'acqua ci vogliono dai 10 ai 15 pareri, nel frattempo poi ci sono esondazioni e si grida allo scandalo, si grida, poi si cerca di individuare i responsabili, non va bene. Allora ecco perché urge un piano serio, forte, concreto di sburocratizzazione di questo paese, di semplificazione, soprattutto su settori nevralgici quali quelli legati al dissesto idrogeologico, che oggi è la vera e propria emergenza che viviamo nel nostro paese, in Italia e anche nei nostri territori. Ecco perché io dico, le aree protette oggi rappresentano quel patrimonio importante in Italia. Dobbiamo aumentarle, fa bene il ministro Costa a dire facciamo in modo non solo di aumentare il numero delle aree protette, ma anche di rendere un po' l'Italia un paese parco, perché è lì che c'è la nostra identità, è lì che c'è il rispetto della tradizione, è lì che c'è il rispetto della storia, è lì che c'è il rispetto dei sacrifici che hanno fatto i nostri nonni e i nostri genitori. Se oggi noi distruggiamo tutto e pensiamo di cementificare il territorio a 360 gradi, noi distruggiamo la nostra identità, ma soprattutto distruggiamo il patrimonio più importante che noi abbiamo, che è quello ambientale, naturalistico, appunto legato alla biodiversità e a tanti altri elementi di pregio. Non possiamo permettercelo, perché noi dobbiamo avere il rispetto del passato, ma dobbiamo pensare al futuro, dobbiamo avere a cuore il futuro dei nostri figli, dobbiamo mettere in campo, certo, quell'ambientalismo del sì, perché è facile dire no, è facile bloccare tutto. La sfida di un ambientalismo moderno è quello di dire sì, di dire sì su ciò che però è capace anche di tutelare, ciò capace di preservare quel patrimonio che sempre più deve essere un'opportunità e sempre più deve garantire il futuro ai nostri figli. Questo io ritengo che oggi è la sfida dei parchi, è la sfida dell'ambientalismo, è la sfida di territori come il nostro, dove ci sono due aree marine protette, dove c'è un patrimonio paesaggistico che non ha nulla da invidiare a nessuno, dove c'è un patrimonio naturalistico eccellente, di grande valore, di grande forza, di grande impatto, di grande peso. Questo è il lavoro che noi abbiamo fatto in questi 4 anni, continueremo a fare chi verrà dopo di me, ma e poi è importante le sinergie istituzionali, perché oggi in realtà come i parchi hanno bisogno di interagire, hanno bisogno di costruire alleanze, hanno bisogno di essere sempre più forti, perché qui noi abbiamo sperimentato e abbiamo realizzato dei modelli straordinari di sviluppo, dei modelli straordinari anche di valorizzazione. E dobbiamo continuare in questa direzione. Pensiamo ad esempio per tutto ciò che abbiamo fatto e stiamo facendo di concerto con il Ministro dell'Ambiente sul tema legato ai cambiamenti climatici, sul tema legato all'utilizzo dell'energia fotovoltaica, che è un valore importante per la tutela ambientale, sul lavoro che stiamo facendo adesso sui temi del monitoraggio ambientale, che è un tema che tante volte i nostri cittadini ci hanno chiesto e che oggi stiamo dando anche delle risposte importanti, costruendo sempre lì sinergie, accordi e programmiamo anche quello che deve essere la conoscenza del territorio attraverso un opportuno monitoraggio. Questo è un lavoro importante, straordinario che abbiamo fatto, che continueremo a fare e che oggi i parchi devono sempre più diventare un modello di funzionamento di determinati aspetti. E devo dire, Presidente, che siete stati anche precursori del tempo, perché nelle linee guida europee, soprattutto con i recovery fund, adesso si punterà
tutto totalmente sul verde, sul green, sull'ecosostenibile, e voi, diciamo così, lo predicate da tempo, no? Ma noi non solo lo predichiamo, l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto una serie di cose. Pensiamo a tutto il lavoro che abbiamo fatto sul plastic free. Il Parco Nazionale del Cilento Vallone Albuni è il primo parco in Italia, senza ombra di dubbio, aver messo in campo il maggior numero di iniziative. Tutte le scuole hanno adottato iniziative e misure plastic free. Pensiamo a quello che abbiamo fatto, che stiamo facendo sulla riqualificazione ambientale. Quanti sono stati gli interventi che abbiamo fatto all'interno del nostro parco di riqualificazione ambientale? Cioè, noi abbiamo trasformato letteralmente una serie di aree che erano completamente degradate, alcune c'erano anche delle discariche a cielo aperto, e le abbiamo trasformate in luoghi dove poter socializzare. Abbiamo fatto ben 15 parchi gioco su 15 aree degradate. Abbiamo fatto un lavoro straordinario per la tutela del nostro mare, con una serie di iniziative e di attività che abbiamo messo in campo. Stiamo programmando e stiamo pianificando appunto tutta una serie di interventi per rendere autonomi da un punto di vista energetico i nostri edifici pubblici, ma non soltanto quelli del parco. Stiamo pensando anche alle scuole, agli edifici pubblici dei comuni, per cercare di costruire veramente l'aria omogenea con tutti gli edifici pubblici autonomi energeticamente. È un lavoro straordinario. Pensiamo a quello che stiamo facendo per quanto riguarda le piste ciclabili, il bike sharing. Abbiamo costruito e messo in campo la rete più grande europea di bike sharing in assoluto nel Parco Nazionale del Cilento Vallone Albuni. Stiamo programmando e progettando una serie di piste ciclabili dove? Sui lungofiume, perché là c'è l'altra grande sfida. Proprio vogliamo sfidare la burocrazia, vogliamo sfidarla quella burocrazia, perché noi riteniamo che, essendo oggi le più grandi città europee, si sviluppano, e quelle soprattutto attraversate dai fiumi, diventano lì i luoghi di grande opportunità, di grande fascino di quelle città. Perché da noi i fiumi devono essere abbandonati e oggetto di degrado continuo? Se noi andiamo a realizzare delle piste ciclabili o luoghi dove poter passeggiare o correre lungo i corsi d'acqua, lungo i nostri fiumi, noi facciamo due cose buone. Li facciamo frequentare, quindi li rendiamo utili alle comunità e sicuri, ma soprattutto andiamo a mettere in campo un'azione di sentinella, perché a quel punto le sentinelle più importanti del fiume sono coloro che ci vanno, che lo utilizzano, e quindi eliminiamo i tanti siti di discarica che ci sono all'interno dei corsi d'acqua, che sono diventate ormai molti veramente delle vere e proprie discariche a cielo aperto. E allora la sfida di lavorare sui corsi d'acqua, penso al Tanagro e tanti altri corsi d'acqua che ci sono sul territorio, realizzando delle piste ciclabili. Noi abbiamo messo in campo un progetto reale, concreto, immediato su questo tema, già finanziato, quindi sulle piste ciclabili, e quello è appunto voler sfidare quella burocrazia che oggi proprio sui corsi d'acqua mette in campo il peggio di sé. Io oggi sono contento di poter affidare il parco ad un gruppo, il consiglio direttivo con il quale ho lavorato in modo straordinario, il direttore, il consiglio direttivo e i dipendenti del Parco Nazionale del Cilento, Leonardo Alburni, che hanno lavorato con me, che voglio anche ringraziarli, veramente un grande grazie. Colgo l'occasione di questa intervista tua per esprimere veramente un sentimento di gratitudine vero nei confronti del consiglio direttivo, nei confronti del direttore, della struttura, del personale del parco e di tutti coloro che hanno lavorato con me in questi 4 anni, perché mi hanno non solo arricchito in termini proprio personali e di conoscenza, e anche da un punto di vista proprio di quella sensibilità su determinati temi, ma mi hanno consentito oggi di realizzare delle cose importanti che magari un domani i nostri figli potranno utilizzarle. Ecco, questa è la cosa più importante, e oggi sono sereno perché so che, a cominciare dal vicepresidente Cono D'Elia, che è una persona splendida, di grande sensibilità, di grande competenza, di grande capacità, e lo ha dimostrato negli anni che ha fatto il sindaco in un paesino, Morigerati, lo ha fatto diventare una bomboniera, lo ha fatto diventare un paese modello in Europa. Beh, allora sono queste le persone che oggi devono poter continuare a impegnarsi per il territorio. Io, Cono, che è un medico come me, un professionista come me, che ama la sua terra, quindi non vive con la politica, perché oggi diffidate da chi vive con la politica. Chi vive con la politica ha altri interessi, non il territorio, non il futuro, ma probabilmente le proprie poltrone. Chi invece lo fa per passione, beh, qualcosa da dare agli altri e alla propria terra ce l'ha. Cono D'Elia è una di quelle persone
perché oggi io ho chiesto di metterci la faccia, ho chiesto di darmi una mano, mi è stato vicino in questi 4 anni con tutti i ragazzi e i professionisti del consiglio direttivo, ma abbiamo fatto un lavoro straordinario insieme e con loro sono certo che potremmo continuare a portarlo avanti. Abbiamo avuto la fortuna di avere un ministro, il ministro Costa, che non solo conosce il territorio, chiama il territorio ed è un ministro di stato straordinario, penso che è il ministro dell'ambiente che ha fatto di più per i parchi in assoluto e di questo anche non possiamo che veramente esprimergli sia da parte mia ma sia da parte un po' di tutto il territorio veramente profonda gratitudine ed è un lavoro importante che adesso vogliamo continuare a fare in sinergia con la regione, con i comuni chiaramente del nostro territorio, con il governo, quindi con il Ministero dell'Ambiente. Beh, io penso che possiamo costruire ancora delle belle pagine di storia della nostra terra. Lo dobbiamo fare insieme, lavorando nella stessa direzione, senza invidie, gelosie, senza pensare che oggi bisogna battere chi è più bravo. Quella mediocrità noi dobbiamo lasciarla alle nostre spalle. Oggi la vera grande forza di una politica autorevole è quella capace di investire sul merito e sulle competenze e nello stesso tempo dobbiamo mettere all'angolo quei mediocri che vogliono ancora tentare di allearsi per distruggere tutto ciò che emerge. Non lo possiamo più consentire, oggi è un'altra stagione. Io lo dico soprattutto ai più giovani, guardate, dovete essere tenaci e determinate, ma dovete essere anche spietati nei confronti di quei mediocri che vogliono crearvi degli ostacoli per il vostro futuro. Presidente, prima di chiudere, ancora una domanda su Villa Matarazzo, questo grande progetto partito già un bel po' di anni fa, dobbiamo dire, prima che tu ti insediassi, giusto? Ma Villa Matarazzo è stata una sfida, mi ricordo la prima sfida, quando io andai dal direttore generale del Ministero, mi disse, Presidente, mi avevano appena nominato, una delle sfide difficili sarà quella di completare Villa Matarazzo, che oggi è un impegno di non poco conto. Io per un qualche mese ho fatto quasi il capocantiere a Villa Matarazzo, un po' quasi quotidianamente andavamo a seguire l'andamento dei lavori. Oggi Villa Matarazzo è stata inaugurata, aperta nel 2017, è una delle eccellenze del territorio, abbiamo un roseto meraviglioso che abbiamo ripreso, riqualificato e oggi anche lì è una realtà, abbiamo la sala 3D con delle immagini spettacolari della nostra rete subacquea, abbiamo il museo del paesaggio della natura che è una realtà ed è appunto un'eccellenza a mio avviso veramente a livello nazionale così belli e particolari, ce ne sono pochi, abbiamo dato il via al lavoro per l'acquario virtuale che è un altro punto qualificante, Villa Matarazzo è stata la sede dove abbiamo realizzato delle mostre di grande valore, di grande importanza e di grande pregio, abbiamo realizzato a Villa Matarazzo tante iniziative importanti, penso ai concerti che abbiamo fatto d'estate, dei concerti di un certo valore, di un certo spessore e anche lì ovviamente la qualità è stata un po' al centro della nostra programmazione. Avete dato pure una sede, mi sembra, ai forestali. C'è la sede anche dei carabinieri forestali, ma perché lì l'abbiamo voluto fare per realizzare proprio a Villa Matarazzo anche un presidio di legalità e anche di attenzione per il patrimonio che ovviamente c'è a Villa Matarazzo. È un luogo molto bello, tante iniziative, dicevo appunto anche convegni, attività, ma sarà sempre di più, a mio avviso, un luogo dove poter realizzare delle cose importanti, delle cose belle, perché è veramente un luogo bello, oltre che di pregio, è importante. Grosso modo, quando terminerà il progetto? A mio avviso un progetto di Villa Matarazzo non deve terminare mai. Perché Villa Matarazzo è talmente grande, talmente importante, c'è sempre da fare. Io mi auguro che l'ideazione in quel luogo non termini mai, perché il giorno in cui si mette fine a tutto quello che c'è da fare vuol dire che c'è qualcosa che non va. Lì c'era un'altra cosa che non siamo riusciti a realizzare, perché purtroppo anche lì la burocrazia, in questo caso con la sovrintendenza, mi dispiace molto, lo devo dire, perché c'è un luogo dove c'è veramente un vero e proprio
giardino del straordinario, un giardino, era un po' un giardino degli aranci, noi lo volevamo chiamare perché lì ci sono delle piante, che è veramente straordinario riqualificare quell'area, non so perché, ci sono stati dei problemi con la sovrintendenza, ripeto, non dovendo fare assolutamente nulla di strutturale, ma tutto quanto di interventi di ingegneria naturalistica. Al momento siamo fermi. Io mi auguro che quella è una delle cose che si possa realizzare nei prossimi mesi, nei prossimi anni, perché anche lì è un altro, noi andremo a legare a Villa Matarazzo un altro luogo dove poter fare attività e iniziative sempre in un contesto bello, naturalistico, particolare. Per giunta noi abbiamo anche attivato, va detto, la foresteria, abbiamo attivato il bar perché abbiamo dato in concessione, abbiamo fatto un bando pubblico per la concessione, non è partito quest'anno per quello che è successo a marzo per l'emergenza Covid, ci auguriamo che possa partire per la prossima primavera, quindi avremo anche dal bar alla foresteria frequentata. Quindi si potrà vivere proprio anche Villa Matarazzo. Diciamo che veramente c'è un bel, abbiamo fatto un bel lavoro per Villa Matarazzo ed una delle cose che anche lì ne vado molto molto fiero e sono molto contento. Noi ti ringraziamo, noi di Cilento Channel, per averci ospitato in una delle ultime interviste del 2020 e ti auguriamo un buon lavoro, un buon prosieguo, soprattutto anche con la nuova carica di consigliere regionale. Grazie. Grazie Gianni e un saluto a tutti. Colgo anche l'occasione, visto che è un po' una delle ultime interviste di quest'anno. Quest'anno sarà un Natale un po' particolare per tutte le famiglie, un po' un Natale dove magari non tutti avremo la possibilità di stare con i nostri cari, con le persone a noi più care. Io penso che la famiglia oggi è la vera grande forza. Io ho un grande senso proprio della famiglia perché a loro devo tutto, miei nonni, mio nonno, per me figure importanti, i miei genitori, ma un po' mia moglie e i miei figli che rappresentano un po' la mia vita, mio fratello. Non voglio adesso elencare tutta la mia famiglia, però oggi il valore della famiglia è il valore più importante per ognuno di noi e guai oggi a perdere quei punti di riferimento e trascorrere un Natale che può da una parte la festa dei bambini che magari quest'anno sono un po' più costretti rispetto agli altri anni e magari tanti non potranno stare con i propri cari è chiaramente un sacrificio purtroppo duro. Ma penso soprattutto, è un abbraccio particolare, lo rivolgo a quelle persone che magari i propri cari non ci sono più. E non ci sono più perché alcuni di loro magari sono stati anche vittime di questo maledetto Covid e a loro va veramente un pensiero particolare, a quelle persone che hanno perso proprio gli affetti più cari per una situazione che nessuno di noi pensava ci fosse. E un grande saluto lo voglio rivolgere anche a tutti gli amici che ci seguono nel mondo. Voi sapete, tante volte abbiamo parlato dei nostri emigranti e io a loro rivolgo un particolare saluto. Io poi sono legato molto alla comunità New York, noi abbiamo una comunità sassanese straordinaria, ma abbiamo una comunità della terra proprio del Cilento Valle dell'Alburni straordinaria e a loro e a tutti i cilentani, i cittadini del Vallo di Diano, degli Alburni, del Golfo di Policastro che vivono nei vari luoghi del mondo va un abbraccio, un affettuosissimo abbraccio di auguri di un sereno Natale dal Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Grazie. Grazie a voi.